tutti! Oggi inizierò con voi la mia Black Widow Challenge, ovvero la sfida della vedova nera. In pratica ci immedesimeremo in una sim che dovrà diventare una cacciatrice di dote. Perché? Perché comunque sì, ha vissuto una tragedia familiare e personale in quanto subito dopo la morte di sua madre, il padre si risposò con una donna che fece morire il marito in circostanze misteriose. Questa donna ereditò tutto il patrimonio di lui e cacciò lei, cioè la nostra sim, di casa. Per questo lei decide di fare la stessa cosa che ha fatto la sua matrigna, quindi diventare una cacciatrice di dote per tornare ricca come era prima. Allora, ho già preparato la nostra sim in versione un po' dark e costruito poi la casetta dove avverranno gli omicidi della nostra challenge. Vi metto il link del video della costruzione nell'info box. Iniziamo adesso però a vedere un po' di regole da seguire, perché ci sono ovviamente delle regole. Allora, le regole sono che si parte da giovane adulta con ambizione romantica seriale, che ci darà in automatico il carattere attraente. Poi dovrà essere snob, materialista e romantica. Non si possono usare né trucchi né mods, soltanto il Move Objects è ammesso, perché non comporterà vantaggi nella nostra storia, ovviamente. La lunghezza del sim deve essere impostata su normale, cosa che io ho già fatto. Ogni matrimonio dovrà essere festeggiato come un evento, ci sono un sacco di regole. Dopo ogni matrimonio la sim dovrà sostenere almeno una gravidanza e tutti i bimbi dovranno rimanere con lei fino ad almeno l'adolescenza o che siano diventati giovani adulti. Possiamo uccidere il marito come più ci aggrada, ma non potremo lasciare il lotto da quando abbiamo deciso di farlo morire fino alla sua morte. Dopo la sua morte dovremo conservare la sua urna in uno spazio apposito, incidendo la lapide con il nome e cognome del sim ucciso. Quando termina la sfida? La sfida termina quando la nostra vedova nera muore. C'è poco da continuare, se muore è morta. Se riesce a raggiungere il livello 10 di cucina, il livello 10 di carisma, completa l'aspirazione romantica seriale e riesce ad incastrare 10 sim nell'arco della sua vita. Questo è quanto, lei se la ride. Alla detta dell'uccidere i sim, lei se la ride. E beh, è rincuorante. Adesso andiamo a entrare a casa. Dunque, eccoci qua, siamo nel bagno perché per entrare di nuovo sul sim mi sono dovuta mettere davanti allo specchio. Come ho già detto, ho costruito la casetta molto easy, molto molto easy, anche perché avevamo i soldi contatissimi, e ho costruito la nostra stanza delle torture al piano inferiore. Dobbiamo andare assolutamente a bloccare questa porta, blocca la porta per tutti tranne vedova, perché l'ho chiamata vedova nera giustamente, e io credo che potremmo andare già a cercare. Tu dove corri? Fermo, aspetta, non muoverti. Presentazione amichevole. Oh, qua vediamo se non è bellissimo, ma fa sempre il nostro caso. Ciao. Sì, sì. Menti sulla carriera, anche perché non ne hai una. Oddio. Che gli stai raccontando? Una chiacchierata. Vai, menti sulla carriera adesso. Io vado un pochino in velocità in queste cose, perché altrimenti non ne usciamo via. Vanti i tuoi averi. C'hai 193 leon in banca, voglio vedere che cosa ti vanti. Gli interessi. Chiediamo di passare un po' di tempo insieme, ci riusciamo? Oddio, già ci odia, è imbarazzato. Allora, chiede la sua giornata. No, non te ne andare, aspetta, no, aspetta. Non siamo stati così cattivi, porca vacca. Chiedi di passare del tempo insieme. Oh, meno male. Va bene, possiamo stare insieme per un po'. Bene, chiacchieriamo dentro casa, vieni. Dove sei andato? Ok. Oh mio caro, non sai cosa ti aspetta. Barzelletta autironica, siamo imbarazzate. Guarda, ti offro anche la cena, anzi la colazione, sono le 9 di mattina.
Una macedonia di frutta, senza troppe pretese. Abbiamo acquisito l'abilità di comicità. Bravo, tu vai a utilizzare il computer che io ti preparo un brunch. Un brunch con la macedonia di frutta, certo che la colazione già era tanto, tanto, ma un brunch penso che si muoia un po' di fame. Finito così? No, devi continuare. Ha girato come un'insalata praticamente. Ok, metti lì. E chiama a tavola. Nino, vieni a mangiare. Piuttosto, come si chiama Nino? Oddio, non riesco a dirlo. Goffrey Landgrab. Mangiate, mangiate. Com'è buono. Rallegriamo, un bel complimento sincero. La mente della dimensione della TV ci sta tutto. Proviamo a chiedere se è single. È un buono. Poverello. Piuttosto voglio sapere, invece di... Ti ho chiesto già se è single. È sposato. Vediamo se riusciamo a portarglielo via. Voglio sapere la carriera. Impara a conoscere. Amichevole. Chiedi della carriera. Tornata a lavare il piatto. Ah, carinella, non gli ho messo nemmeno un lavandino. Chiedi della carriera. Ma non lo puoi lavare dopo? È detective capo, bravo. Bravo, che tu guadagni. Mi scusi degli interessi. Riusciremo a irretirlo pure se è sposato? Complimentati per l'aspetto. Andiamoci soft. Vediamo come reagisce. Ah, gli è piaciuto il complimento. Gli è piaciuto parecchio. Vediamo un po' se riusciamo a spingerci un pochino di più. Confessa l'attrazione. Aia, aia. No, ragazzi, questo non ce la facciamo. Te ne vuoi andare? Vai. Bravo, ciao, forse è meglio. Mannaggia. Cioè, il primo sim che abbiamo beccato era già sposato. Forse è il caso che intanto ci troviamo un lavoretto. Carriera, cerca un lavoro. Allora, un qualcosa che ci dà un sacco di soldi. Che se non mi sbaglio, il più retribuito è il guru. Criminale 9 l'ora. Il guru. Va bene col guru. Via. Ok, videogioca. Ma che vuoi dormire già? Ma dai, stai benissimo. Beh, abbiamo videogiocato. No, eh? Oh, c'è un altro omino. Fermo, fermo, fermo al mondo. C'è un altro omino che si chiama Maurizio Alberghini. Ecco, così i vecchi nomi dei vecchi sim sono sempre piacevoli da rivedere. Ma se gli chiedo subito se è single, sono troppo sfacciata? Romantico, chiedi se è single. Vediamo un po'. Sei single? Porca vacca, è sposato pure lui. Ok, ciao ciao, arrivederci. Ciao, mannaggia. Mi serve una persona non sposata. Possibilmente maschio. Altra donna. Tu, porca vacca, è andato via. Ma tornerà. Io lo so che tornerà. Guarda se non moriamo per un fulmine qui, eh? Vabbè, continua a giocare intanto che io ti cerco. Tu che vuoi? Chi sei? Perché? Ciao. Vediamo un po'. Ma sei maschio o una femmina? Susa.
maschio! Pakahahua! Io pensavo fosse una femmina. Chiedi se è single. Oh, bene, sei single. Sei la mia prima vittima, mio caro. Impara a conoscere. A conoscere e chiacchiera qui. Chiacchiera qui. Ale, ma siediti, caro. Chiama a tavola. Tanto la Macedonia l'abbiamo già fatta, quindi tanto vale sfruttarla anche per questo povero malcapitato. Mi hanno fatto parecchie tette a questo povero malcapitato. C'ha dei pettorali assurdi. Vediamo un po'. Chiedi della carriera. È disoccupato! Ma dai! Vabbè, qualche soldino in famiglia ce l'avrà. Riportiamo via quello, partiamo dalle cose basse. Parla della temperatura fredda. Romantico. Complimenti, chiedi per l'aspetto. Flirtiamo. Io mando sempre in velocità. Io non so se voi lo odiate, amate, ma sono una persona che deve vedere le cose in fretta. Ancora questo chiedi se è un tritone non mi è chiaro, perché tutte le volte che lo chiedo a qualcuno, quel qualcuno si offende, quindi non lo clicco. Flirta. Poniamo una domanda spinta. Bene, ci piace. Battuta d'abordaggio. Ah, devi andare in bagno. Scusa, non me ne ero accorta, ero presa. Vai pure. Ok, lavati le mani, che soprattutto questo periodo è molto importante. E fai una battuta d'abordaggio. Questo computer lo blocco, gira gira. Romantico, confessa l'attrazione. No, che chiedi di essere solo amici? Questo qua deve essere mio. Deve essere mio! Offri una rosa. Ecco, bravo, così intanto blocco il computer. Computer per tutti tranne vedova. Oh, grazie, una rosa, che bello! Non gli è piaciuta. Porca vacchetta. Andiamoci più cauti. Poni una domanda spinta. Barzelletta autironica. Complimenti di per l'aspetto. Flirta. Mamma mia, di male in peggio. No, 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 scusa. Manda via, no, no. Chiedi di passare del tempo insieme. Mi dispiace, ho mandato tutto all'aria. Allora, dobbiamo andarci cauti. Niente, volevo entrare a gamba tesa, ma non è il caso. Non si può fare. No, non vogliamo insultarlo. Interessi. Dobbiamo gonfiarlo di parole. Dobbiamo imbottirlo per irretirlo. Dunque, no. Una battuta? Barzelletta? Autoironica. Condividi insicurezze. Oh, qua. Bene, ma è pure tesa. Perché? Per il tratto materialista. Diventano un po' tesi se non hanno ammirato qualche loro acquisto di recente, capirai? In c'è una lira, andovamo. Andannamo. Fai un'imitazione. Parla della pioggia. Dibatti l'esistenza. Conta la barzelletta. Niente, ci cioè dobbiamo prima fare amico per poi irretirlo nella nostra rete. Shusha Flamon.
Ok, cominciamo a confessare l'attrazione. Oh, è giocoso, meno male. Che non gli piace assolutamente sta cosa. Vedi? Limitazione. Io sì, credo che ci faremo tanti amici così poi ce li tiriamo nella rete quando serve. Per forza. Ci abbiamo sonno, dai, chiedi di andare via. Volevo sposarlo ieri praticamente. Forse abbiamo un po' esagerato. Allora, ripuliamo qui. Magari poi diventiamo scrittrici, così almeno ci guadagniamo qualcosa anche di extra. 1001 ninne. Abbiamo pure un po' fame. Vedo è un sim romantico. Questi sim sono solitamente flirtanti e hanno spesso bisogno di un po' di romanticismo. Beh, ne abbiamo estremo bisogno anche noi. Vuoi andare a mangiare qualcosa prima? Mangia. Bene, vedi? Vedi perché? No, 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 porca vacchetta. Moriremo? No, dai, non ci far morire. Meno male che ho messo sto coso, meno male. Ecco qua. Almeno ci siamo spenti. Bene, abbiamo avuto dei soldi dall'assicurazione, almeno quello. Doccia. Mangi dopo. Meno male che ho messo questo cosino qui, questo, che ci fa accendere gli irrigatori quando c'è un incendio. Ma sembrava che me lo sentissi. Niente, e dobbiamo sostituire questa cucina. Sostituiamola. Mannaggia, ci avremo qualcosa? Sì. Ho messo questa qui da 1050. Niente, mettiamo questa. Speriamo in bene. Questo è andato ormai. Rimettiamo giù anche questo. Ah, Santa Cleopatra. Vabbè, già che ci stiamo, mettiamoci anche un lavello. Ok. Diamo una salvatina, visto che abbiamo rischiato la morte. Ok. Fatti una doccia. Vieni a pulire qui. Poi dopo fatti un pasto veloce perché non è il caso di riaccendere i fuochi in questo momento. Vedova ha scoperto l'incendio, l'ha sentito più che altro. Cancelliamo tutte le notifiche. Andiamo in bagno. Oggi non lavoriamo. Ok. Vediamo di fa magari un lavoretto. Allora, carriera, cerca un lavoretto. Allora, stupido discreto, 90, le rane. Sto svolgendo alcune ricerche sulle rane dell'isola. In poche parole, controllo che non abbiano malattie. Ho bisogno di un maggior numero di campioni. Dobbiamo andare a prendere le rane, anche no. A spostare i mobili. Manutenzione del prato. Vediamo un po'. Scegliamo questo prima possibile. Andiamo. Vediamo che succede. Non ho mai fatto un lavoretto. Allora, alle 3 dobbiamo andarci, quindi tra poco.
Ah, ok, ci va direttamente. Perfetto. Abbiamo iniziato alle 3, sono bei soldini, 13, fallimento. Bene, ha lasciato le strisce regolari d'erba, è passata sopra alcuni irroratori. Ha fatto i danni, insomma, ci hanno dato 13 simoleon giusto perché gli facevamo pena. Va bene, siamo tese per aver subito l'incendio, continuiamo a videogiocare un po', così almeno ci portiamo avanti questo tratto del lavoro. Ok, questo è completato, così magari comunque ci togliamo anche un po' di tensione da dosso. Senti, invece se facciamo i freelance, carriera, cerca un lavoro, che almeno ce lo scegliamo noi cosa fare e quando fare. Dove sta freelance? Eccolo qua. Perfetto, sì, va benissimo. Ci occuperemo di artisti elettricisti, esperto informatico, ci piace esperto informatico, quindi freelance, controlla disponibilità di ingaggi. Facciamo questo. Allora, cosa dobbiamo fare? Chiacchierare col cliente e crittare i file, quindi chiacchieriamo e poi crittiamo. Intanto vediamo se arriva qualcuno. Tu sei un maschietto? Sì, fermo. Presentazione amichevole, lascia stare tutto. Agonolus. Plushie Zabrisi. Intanto chiappa pure Body. lui, che tanto dobbiamo fare più amicizie possibili. Yadumpsa. Sulu. Chiediamo a tutti e due di passare del Agonolus. tempo insieme. Farben. Dugas in bot. Should be Arishu. Ah, Pimpini. Va bene, ok, perfetto. Chiacchieriamo dentro casa perché piove. Oh, facciamoci due chiacchiere. Barzelletta toc toc, chiedi della sua giornata, interessi, facciamo uno per volta, uno di qua, uno di là, in modo che teniamo impegnati entrambi. Parla della pioggia. Ma perché deve schernire sempre? Amichevole. Ma questa è una donna. Chiedi se è una sirena. Io non t'avevo riconosciuto, perdonami, avevi degli abiti maschili. Allora tu puoi andare. Puoi andare, ci concentriamo su di lui. Scuti, momentati. Oh, Cardool. Amichevole. Ansker, Yampina. Carriera, fammi sapere che lavoro Heaveny. fai. Yekla. Plone. Gorbstove. Vum. Ah, Fibna, Fina. Voglio sapere che lavoro fai. Agrimensore. Non so che lavoro sia. Dopo lo vado a cercare. Discutiamo delle zone di pesca. Vado allo stile vampiresco. Strategie di gioco. Spettegola. Oddio, questo mi dice già che c'è un bel collo. Secondo me, se non mettiamo dell'aglio da qualche parte, ci viene a ciucettare mentre dormiamo. Kinaku Swarspa, Shabini, Consigli attività divertenti. Dibatti. Wanu Korhar, Quasinex Bluffy, Dichiara Abefita, preferenza per l'ideologica Tobla, terre temperature Nivengami, calde. Buffina, Kinaku Swarspa, Amichevole, interessi. Kinaku Swarspa. Neep. Shabini! Neep, Petuli Sewell. Shabini. Eccoci, no, Mithla. non ti apro, rimani là dove stai. Nahara Oberoi. Ayuya. Ayuya. Ansanoi Horsegrip. Oh, Arinshu.
Lui è concentrato. Impara a conoscere. Questo non cresce in crepa, sta amicizia. Io non ho capito lei perché è imbarazzata. Stava imbarazzante, ma non gli ho detto nulla di che. Scusati, ho visto uno scusati. Gli sono la prima antipatica. Questo non accetta scuse, mamma mia. Come possiamo fare? Implora perdono. Conversazione spiacevole. No, no, non andare a letto. Dobbiamo recuperare un attimo questa amicizia perché sennò. Scusati. Scusati. Scusati mille volte. I giochi più recenti. Lagora. Safoim Nabatin. Kisana. Proviamo con qualche barzelletta. Qualche atteggiamento buffo. Sta salendo. Ecco, è sceso. Mamma mia. Dola Fenusa. Niente, ciao. Porca vacchetta, non ci riuscirò mai, ma che è? Forse sono i tratti che abbiamo impostato. Cucina un formaggetto grigliato, giusto per te. Poi devi andare in bagno e poi a nanna. Quei tratti che gli abbiamo messo non è propriamente facile la situazione. Ecco perché abbiamo dovuto impostare quei tratti. Perché così è più difficile. Ta ta ta, ta 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 ta. Tu sì. Sì, andiamo, andiamo. Tanto adesso ci possiamo muovere, non possiamo più muoverci al momento in cui stiamo uccidendo qualcuno nel sotterraneo. Sua, sul sul. Allora. Esprimi ammirazione, poi ci presentiamo a un po' di gente. Ponka, yips, yips. Benja. Deul, sipta. Sul, sul. Tu sei la femminuccia. Tu sei l'amichetto mio. Ah, partecipa a una gara. Chimere Jabin Slawfish. Tipa Bamel. Jabin. That's rip. Cosa? Mille orsi grandi quanto formiche contro una formica grande quanto un orso. Allora, dobbiamo partecipare a una gara, ma io non so che tipo di gara. Allora, ah, qua. Allora, vediamo un po'. Partecipa alla maratona di hiking. Vai. Le sfide dello Smart Show sono iniziate. Raggiungi il computer per mettere alla prova le tue abilità di programmazione nella maratona di hiking. O usa il tappetino da gioco per verificare le tue abilità di videogioco con il TGS. Fatta amicizia con lui intanto? Ah no, questa è una star. La tentiamo una presentazione, ma la chiacchierata ce la stiamo facendo. Mm.
Ok, livello 2 di programmazione che ci sarà utile anche come freelance. 19% non vinceremo mai. Tu? Fatti un selfie, parla affettuosamente, scherza sul fichi fichi, miscugli i giochi più recenti. Come ti chiami tu? Victor Fang. Facciamo un baciamano, vediamo che succede. Romantico, quindi sei single. Bene, non abbiamo preso una lira. È sposato, ecco perché ha reagito male. Tu ci conosciamo già? Sì. Tu? Presentazione amichevole. Ci proviamo pure con l'indiano. No, è andato via. Romantico, che sei single. Oh, lui è single. Racconta una storia sconvolgente. Condividi l'entusiasmo, buono. Per lui. Discuti gli interessi. Una battuta sul pi greco. Scherzi sul fichi fichi. Vediamo un po' che succede. Dove va? Dove è andato? Ma perché? Come ha preso lui? Ah, perché stanno andando via? Eh sì, mi sa che stanno andando via. Va bene, parliamo con lui. Offri una rosa? Non mi ricordo se questo è sposato, io non mi ricordo più già. No, non l'ha voluta. Un altro maschietto, andiamo a presentarci. Ci presentiamo a tutti. È single? Ok. Importuna maliziosamente. Rivolge uno sguardo folle. Sta schiaffeggia in modo buffo, non mi piace. Spettegola. Madonna, noi dobbiamo scuse come non c'è un domani. Forse corro troppo. Meno male, ha accettato le scuse. Credi di passare del tempo insieme? No, se n'è andata a casa. Chiama da te, vediamo se lo riusciamo a recuperare. No. Ok, ci vieni tu con me? Vediamo un po' se flirtiamo, che succede? Gli è piaciuto, meno male. Allora, battuta d'abordaggio. Amichevole. Impara a conoscere. Ce lo portiamo a casa, riusciamo? Oh,
Chiedi della sua giornata. Bene, perfetto. Siamo riusciti a imbarazzare anche lui. C'è una gara di karaoke. Ma se non è una gara di karaoke al bar. Guarda quanta gente. Maschietti tutti al bagno. Ma non erano le donne che andavano in bagno insieme? 39 presentazione. Tu confessa l'attrazione. E presentazione amichevole. Ma si è presentata? No. Che si presenta dietro un muro. È flirtante. C'è di nuovo l'amico Frizzo. Non lo vedo. Entusiasmati per la temperatura calda. Tegola. Chiedi di passare del tempo insieme. No, non ce la si può fare. Facciamo che andiamo a casa, va? Andiamo a casa. E poi magari invitiamo qualcuno direttamente a casa. Tanto abbiamo fatto un sacco di conoscenze. Allora, vai in bagno che ne hai estremo bisogno e fatti anche una doccia. Poi mangi qualcosa e te ne vai a dormire. Domani sarà un altro giorno. Mamma mia, come sta a gambe strette. Dormi. Che se sei irritata, non riesco a capire come tu possa irritire un uomo. Facciamo sempre tutto in velocità. Ce ne andiamo a dormire. Ma magari quando ci svegliamo facciamo pure un lavoretto, perché altrimenti non ci abbiamo più soldi nemmeno per mangiare. Trovate un fidanzato, una fidanzata, vai a due appuntamenti qua intanto. Allora, chiacchieriamo col cliente, freelance, chiacchiera, freelance, critta. Dai, pure piuttosto veloce. No. Vediamo per crittare quanto ci mette. Eternità. No, secondo me si è bloccato. Non è possibile. Infatti, vedete, si era bloccato l'avanzamento. Ok, abbiamo crittato. Si è avvenuto il problema col crittaggio. Ora il file è danneggiato, non può essere più aperto. Per fortuna riesce a riportare lo stato originario. Riprova e riproviamo. Dai, se ci riesci ti faccio mangiare. Lui è venuto qua. Invita a entrare. Poi continua a crittare, così intanto chiacchierate. Ma non vieni qui? Ecco, bravo. Sì, magari chiacchierate, io non ci metto becco, così forse riesci a portare avanti una relazione. Che io per la fretta tendo sempre a fare errori. Ah.
Avremo intanto di privatizzare il bagno e poi servire la cena in salata giardiniera perché siamo poveri. Che temporale! Deve andare a. Ah, beh, no, non deve cucinare qua. No, dove vai? Dove è andato? No, 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 tu. Niente, proviamo a richiamarlo. In vita nel lotto attuale. Dove sta? Niente, non lo riusciamo a richiamare. Mannaggia. Va bene, intanto allora guardiamoci un po' di TV intanto che mangiamo. Divertimento molto poco sta televisione, eh? Perlomeno la tensione sta sparendo. Ho appena vinto 2 biglietti per lo spettacolo a teatro. Andiamo, andiamo a teatro, ti prego. Ma non gli è piaciuto, eh? Ah, invece sì. Meno male, pensa se non gli era piaciuto. Allora, proviamo a richiamare in vita nel lotto attuale. Niente, non c'è. Lo ritroveremo. Prima o poi. Crystal file, almeno che guadagni questi 2 soldini. Due proprio, due. Mamma mia, che temporale terrificante. Guardate quante pozze d'acqua si sono create intorno alla casa. Chissà se c'entra acqua nel seminterrato. No, l'abbiamo costruito bene. Ma lo critterà prima o poi questo file? Dai, crittalo, che così poi giochi un po' e poi te ne vai a nanna. Vedi, con la promessa del gioco è salita la barra. Nanna e poi Critta. Devo essere sincera, la pensavo un pochino più facile questa sfida. Solitamente le mie simmine hanno tutti i tratti che portano al flirt, quindi è più semplice. Questa invece, col fatto che è snob e che è materialista, la situazione non è che l'aiuta. Penso soprattutto al fatto di essere snob. Sì, vabbè, basta gioco. Quando ti svegli, critti, poi fai la pipì. E questo è andato male, perfetto. Fai colazione con la Macedonia. Ah, perché dobbiamo crittarlo 5 volte. Giorno dell'amore, ci manca solo quello. Dobbiamo crittarlo 5 volte, ecco perché. Non finiva mai. E c'hai ragione. Ripulisci, dai. Poi riprendi. Dopo che hai mangiato ti fai una doccia. E vediamo di invitare il nostro amico. Eccolo. Via, docciazio. Si vede la luce intorno come se la porta fosse aperta, ma in realtà è chiusa. Oh, eccolo qua. Posa sexy. Partiamo con questo. Tac. È salita la barretta. Barzelletta. Andiamo a
alternare le cose amichevoli e le cose flirtanti. Magari utilizziamo anche un mix, perché no? Magari così riusciamo un pochino meglio. Ecco, già ci sta mandando a quel paese, quindi continuiamo a criptare il file così lui ci segue e continuano a chiacchierare. E io non ci metto becco. No, quelle barrette non crescono e non crepano. Chiedi a Paga di diventare il fidanzato. Questo lo blocchiamo. Abbraccia qualcuno, pure lo blocchiamo. Chiedi un appuntamento. Vediamo se magari. Chiedi un appuntamento. Ti va un appuntamento? Ah, gli va un appuntamento. Vediamo dove lo portiamo. In un lotto con un tratto romantico, vi prego. Vediamo se a Willow Creek troviamo qualcosa. Allora, non ha tratti particolari qui. Aspetta, però, il parco non ha tratti. Oasis Spring non ha tratti particolari. Newcrest non c'è niente. Vediamo a Magnolia. Niente, non sono disponibili. Samishu. Allora, acustica grandiosa, ambiente da festa, acustica, quartiere della moda. Questo è un karaoke. Palestra, brezze tonificanti, no. Aura romantica, andiamo qua. Andiamo qua, vediamo un po' se riusciamo a portarci a casa questo bel tomo. Allora, dobbiamo socializzare 10 volte. Allora, discutiamo, complimentiamo, cosa sexy. Siediti e parla con il simo accompagnatore. Siediti e chiacchiera qui. È diventato flirtante pure lui, però lei è annoiata. Allora, flirta. Fatti avanti. Vediamo che succede col fatti avanti. Ci avviciniamo. Ah, la tecnica più vecchia del mondo. Accoccolati. Stuaga. Accoccolati. Oh, che carini. Vediamo se riusciamo a baciarlo. Sussurra smancerie. Sussurra smancerie, dai. Confessa l'attrazione. Guarda nel profondo degli occhi. Primo bacio. Diamo un primo bacio. Diamo un primo bacio. Evviva! Guardate che posto fantastico per il primo bacio. È meraviglioso tutto ciò. Chiedi di diventare il fidanzato. Ti va di diventare il mio fidanzato? Sì! Sì! Siamo fidanzati, ragazzi, siamo fidanzati, siamo fidanzati, siamo fidanzati! Ok, sì, allettante. Bacio appassionatamente, ok, altre scelte romantiche, bacio appassionato, le col casquè, alle. Vediamo se professa amore eterno. Finché morte non ci separi. Ah. Tenta un bacio sotto il vischio. Proponi le nozze, proponi le nozze. Via, oddio, sì, dai, ti prego. Tira fuori l'anello. Mi vuoi sposare? Ho detto di no.
Che tristezza. Ma ha detto di no. Ma ha detto di no. Stai correndo un po' troppo. C'ha ragione. Come mai questa fretta, Non ti rendi conto tu quanta fretta c'ho io. Mi puoi perdonare? Grazie. Chiedi una rassicurazione. Vi giuro, non mi era mai capitato che mi rifiutassero. Rassicurami, ti prego. Tenta un bacio sotto il bischio. Meno male. Meno male. Offri una rosa. No, che chiedi di essere solo amici? Chiedi della sua giornata. Aumentiamo un pochino questa amicizia. Poi domani gli chiediamo di sposarci. Glielo chiediamo domani. Domani sarai mio. Mip and Growl Meep? Meep. Oh, what is that? Pogomoiva! Oh. Ah, Vula Shaka Teeps. Pinocho. Segluna. Ah, Bepson Nikoi. Ah. Quasinex Bluffy. Zarbs. A Befita. Pwib Haleim. Tobla. Oh. Alla fine dell'appuntamento manca ancora un po', quindi continuiamo con Chimere Jabin Slothish. Hana Klets. Jabin. No, che separati, no. Non ci pensare nemmeno. Una volta che l'ho irritito, poverello. Impara a conoscere. Siediti e chiacchiera qui. Andava così bene quando stavamo seduti. Yarba. Solletica senza pietà. Fatti avanti. Fai un massaggio. Amoreggia. Tanto flirtante. Intanto vale. C'è ragione, non abbiamo fatto manco fichi. Io ti chiedo già di sposare. Vabbè. Ho sbagliato. Chiedi un massaggio. Massaggiami pure tu, dai, un pochino. Vediamo un po' cosa abbiamo qui. Esprimi affetto. Poni la domanda spinta. Ecco, piove, perfetto. Devi andare in bagno. Andiamo in bagno. Torno subito, Evviva, medaglia d'oro ricevuta. Credo che lui se ne sia già andato. Dato che lui se n'è andato, noi andiamo qui e andiamo a fare un pochino di amicizia. Racconta una barzelletta spinta. Presentazione amichevole. Tu sei vecchio. Amichevole. Anziano non ci serve. Adulto. Chiedi se single. Sei single? Tanto io richiedo un'altra 40 volte perché non lo ricorderò mai. Vabbè, sono rimasti solo i vecchi. Direi che ce ne andiamo a casa. Direi proprio che sì. Così ci mangiamo una cosa, andiamo a dormire, invitiamo lui, facciamo fichi e poi chiediamo lo sposalizio. Yes! Allora, mangia qualcosa. Fai un pasto veloce. Cracker al formaggio. E poi fai la ninna. Fai la ninna, fai la nanna, piccolina della mamma. Giorno dell'amore, casca a fagiolo. Allora, vediamo, spirito romantico, vedova della tradizione,
Ok, quindi dobbiamo dedicare del tempo alla persona che amiamo, partecipare, dobbiamo prendere un regalo e portare fuori la persona speciale. Ok, allora per prendere un regalo dobbiamo andare qui a acquista regali. Ne prendiamo uno che costa il meno possibile. Per Fide Selvagge del Cuore, gli compriamo un libro. Gli compriamo un libro e lo invitiamo qua. Che vieni a casa mia? Certo, arrivo. Dai il regalo del giorno dell'amore, il libro che abbiamo comprato. Evviva, un libro! Mi è costato $1 a bancarella, giusto per dire. Infatti non gli è piaciuto. Ah, dovevano essere dei fiori. Mannaggia. Acquista regali. Vediamo di trovare un fiore. Il fiore meno costoso possibile. Margherita, qua, una. Dai regalo del giorno dell'amore a Margherita. Guarda che ti do. Oh, questo ti è piaciuto, meno male. Senti, un po' di fichi fichi, si trova? Dove sta? Fai fichi fichi. Vuoi fare fichi fichi con me? Facciamo fichi fichi insieme, dai! Ma che mi ha detto di no? Ah no, ancora non gli ha chiesto. C'ha fama, disgraziata, gli frega cavolo del fichi fichi. Mo' glielo chiede di fare fichi fichi. E vai! Si fa fichi fichi. Si fa fichi fichi. Accendi le candele, rendi tutto più romantico. Vedova sta per fare fichi fichi per la prima volta. E vai. Senti, adesso mi sposi? Mo' che t'ho data? Mi sposi? Non c'è l'opzione sposami. Proponi le nozze, eccolo qua. Ci andrà bene stavolta. Abbiamo fatto fichi fichi. Yes! Ah sì! Ci ha detto di sì! Stavolta ci ha detto di sì! Abbiamo trovato il primo uomo da uccidere! Evviva! Pure loro sono molto contenti. Lui non sa cosa va incontro, ma sono molto felici. Senti, facciamo subito. Dobbiamo organizzare il matrimonio. Come lo organizziamo? Lo organizziamo qua. In questa tovaglia. Lo organizziamo in questa tovaglia. Fammi pulire sto coso. Dove è andato? Ha dovuto andare. Andiamo al festival? Ma no, mi devi dare un appuntamento. Allora, facciamo una cosa. Andiamo qui, glielo diamo noi. Chiedi un appuntamento. Anzi, no. Le nozze le teniamo da qualche altra parte. Non so dove. Ma le teniamo da qualche altra parte. Torniamo un po'. Ecco, ho sbagliato subito. Torniamo un po' su qua, terrazza. Che ci ha portato tanto bene con quest'aura romantica. Sul. Deve andare in bagno lei. Prima di fare qualsiasi cosa, dobbiamo andare in bagno. Un bacio soave. Siediti insieme. Perfetto. Amoreggia. Parla con il simo accompagnatore. Allora. No, non dobbiamo fuggire, dobbiamo pianificare l'evento nuziale. Come da regolamento, quindi racconta una storia, sussurra smancerie, fatti avanti, bacia, bla bla, eccetera, eccetera. Senti, sempre in velocità come al mio solito.
Rinka Dolpa Shalbo. La luce dà due rose per il giorno dell'amore. Ok, abbiamo raggiunto l'argento, bacia appassionatamente. Dobbiamo baciarlo appassionatamente, eccolo qua. Oh, mi ha dato un altro regalo, ma che carino, ci sta riempendo di rose. Reagire le piantiamo, così ci facciamo due soldini. Non c'è ragione, accarezza. Non riusciamo a fare... Cacchio ne so, un fichi fichi in bagno. Bacia sotto la pioggia. È romantico sotto la pioggia. Fa il baciamano, me lo dovresti fare tu il baciamano. Io sono una femminuccia. Già mi sono ginocchiata per chiederti di sposarmi, quindi... Ho già fatto assai. Ah, intanto che lui... Loro stanno lì, noi andiamo a conoscere qualcuno. Presentiamoci a un paio di persone, così giusto per portarci un po' avanti. Amichevole. Qua solo amichevoli, ci abbiamo lui intorno, non riusciamo... a fare nulla di sconcio, diciamo, perché altrimenti si potrebbe arrabbiare e mi sembra pure giusto. E tu? Lui perturbante. Lui è rimasto là? Ho perso il mio accompagnatore, credo che se ne sia andato. Ah no, eccolo. Sul-sul. Sul-sul. Dag, 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 sul-sul. Allora, chiedi della sua giornata, intanto quello canta. Intanto ditemi un po' se siete single. È una domanda legittima. Non mi dovrebbe nemmeno sentire. Bandana? Appuntamento leggendario, sì, ok. Ok, bandana è single. E turbante? Turbante è single. Bene, sarete i miei prossimi. Andiamocene a casa. E vediamo di organizzare queste nozze. Evviva, fidanzamento ufficiale, quanto siamo felici. Allora, pianifica un evento sociale. Cavolo, non abbiamo mille sim leon, porca vacchetta. Allora direi che intanto ci facciamo un figlio. Freelance, critta sti file, ti prego. Intanto ci piantiamo pure quelle rose che ci ha regalato lui. Una. Mazza, ti sei sprecato. Una rosa singola. Brutta e cattiva. Sì, vai qui, tanto piacere, ma avevo piantato sto rosa. Grazie. Innaffia e continua a crittare sti file, ti prego. Abbiamo bisogno di soldi. Io so che da qualche parte potrei chiedere un grosso prestito, però non so se me lo fa fare già con lui. Invita nel lotto attuale. Amore, dove sei, tesoro? Non c'è. Un altro evento, la parlata da pirata. Ok. Abbiamo ricevuto due soldini. Io vorrei invitare lui. Eccolo.
È perché era troppo presto. Arriverà molto presto, ma quando? Vabbè, intanto vado a fare la doccia. Secondo me mi ha dato buca. Mi ha dato un bucone gigantesco. E non lo trovo nemmeno più. Ma dove sta? Boh, intanto prepara un brunch. Così se arriva, almeno qualcosina mangia. Vi giuro ragazzi, non so che fine ha fatto. L'ho chiamato già prima. Molto presto, eh. Ciao mio caro. Pianifica l'evento nuziale, però mi sa che, infatti, lo devo pagare io. C'hai ragione, non è propriamente pulita casa mia, quindi chiama a tavola e poi diamo pure una pulitina qui. Non c'ha fame? Facciamo che non c'ha fame. Allora. Oddio, io so. Chiedi di unirti. Chiedi di unirti all'unità familiare. Ok. Tu, c'hai 20.000 tondi tondi, bene, tutto mio, grazie. Perfetto, così possiamo finalmente sposarci, pianifica. Bene. Ok, sposa e sposo, ticket e toc. Ok, ospiti tutti. Massimo 15. La maggior parte sono maschi perché abbiamo il ritiro solo maschi. Dobbiamo avere un fuoco, dobbiamo avere un cacchietto puffo e un musicista. Ok, lo terremo, lo terremo, parco, bar, bar, locale notturno, lounge bar. Beh, senti, teniamolo qua a casa, semplicemente lo teniamo qua a casa. Tanto adesso i soldi per comprare quello che serve ce l'abbiamo. Residenza Vedova Nera. Ok. Sì, con calma. Allora. Perché adesso ci serve una cucina, ve prego, come Cristo comanda. Vi supplico. Due banconcini. No, marrone anche no, vorrevo nero. Marrone. Nero. Ok, nero, nero. Una cucina. Come Dio vuole. Bianca. No, nera anche lei. Ma scusate, perché allora non faccio pure questo nero? Che almeno c'ha un senso. Tu qua, poi abbiamo bisogno di un bar, che se no il barista non sa dove fa i cocktail, che mettiamo qui, e un microfono per l'intrattenitore. Microfono, e lo mettiamo qui. Le bello, preciso, carino, sposiamoci. Mamma mia, che brutto sto sposalizio. Solitamente a me mi piace sempre creare dei giardini con le panchettine, tutto quanto fatto carino. E invece no. Ci sposiamo anche in rosa perché giustamente non siamo più vergini. Oh, buonasera a tutti, evviva! Quanta gente! Ah, cavolo, una televisione decente. Televisione. Televisione decente. Ragazzi, stavo male con quel tubo catodico. Televisore ad alta definizione 2005. Ma che cavolo ho preso? Ah, cucina. Madonna, costava tantissimo. Diversimento 6. Va bene, mettiamo qui. Oddio, è piccola. Vabbè, prendiamo questa. Mamma mia. Ok. Arrivano tutti i nostri invitati. Vediamo quando saranno finiti. Arrivano altri.
Evviva, evviva, evviva. Si senti, a parlare della pirata a me non è che mi interessa un granché. Mi interessano le nozze. Vabbè, non vedo gli obiettivi. Comunque, dov'è il mio sposo? Ho perso lo sposo. Perché sei andata a dormire? Ma che cavolo sta succedendo? Ma un invitato che si è messo a piangere nel mio letto? Ma che tristezza! Eccolo lo sposo. Sposati con Paca. Ah cavolo, sapete cosa? Ah, ecco una torta, va? Meno male. Ho dimenticato di fare la torta nuziale. Bam bam ba bam. Che cerimonia splendida! Vedova sta scambiando le promesse con Paca. Io tira, guanello. Ah no. Ma era preoccupato per come era partita. Evviva, siamo sposati. Yuppidu. Evviva. Allora, questa. Aspetta perché la mettiamo qui. Ah ok, bisogna metterla al centro del tavolo su un bancone. Ah, togliamo sto piatto. Oh porca vacchetta. Butta sto piatto qua giù. Allora, qui. E ci mettiamo le decorazioni iniziali. No bella, svegliati. Capisco che sei stanca, ma bisogna fare il taglio della torta. Taglia la torta nuziale. Evviva. Siamo tutti felici. Oh, qua che carini, si imboccano, guarda. Lei ha sonno, c'è poco da fare. Carina, lei c'ha sonno, La caffettiera giustamente ne ho comprata. Sì, ma dopo ci rivendiamo un attimino un po' di roba. A lui lo mettiamo a lavorare con le frustate. Anzi, già che stiamo così, vediamo di fare un figlio subito. Ti va di fanfio? Bene, andiamo. Oh, c'è tanto amore nell'aria, tanto amore. Se lo addormentai tutti e due. No, tutti gli fa subito un test di gravidanza, immediato. Porca vacchetta, non è incinta. Ok, proviamoci di nuovo. Ti va di nuovo? Vai. Ok, facciamo il test di gravidanza. Te ne vai? Grazie. E vai, siamo incinti, si mangia per due. Perfetto. Dobbiamo solo aspettare che finisca l'evento. Lui è molto felice della cosa. Mo, andate tutti a casa. Lui ci beve su. Credo che non abbia preso molto bene la notizia. Ah, forse sì, sorride. Però ci beve. Andiamo molto in velocità, perché questo evento deve finire tutti quanti a casa, via, perché poi devo uccidere il marito tra poco. Oh,
Dovrò segnare come si chiama perché non me lo ricorderò mai, è così particolare. Chissà se è un tritone. Se è un tritone c'è pericolo che mi nasce una sirena o un tritone. Come vi dicevo, siccome ho fatto mille volte quella domanda e tutte le volte è andata male la situazione. Bene, lui si è fatta anche la pipì sotto. Idratazione. Le sirene. Cavolo, è una sirena veramente. È un'idratazione. Aspetta, perché questa qui non la conosco. Le sirene non possono stare all'asciutto a lungo. Andando a nuotare, facendo un bagno, magari bevendo un po' d'acqua, il livello di idratazione tornerà a normalità. Clicca per completare automaticamente l'azione. Bene, abbiamo capito che lui è un tritone. No, riprendiamoci sto bar. Questo che non ci interessano. E mo a lui lo mandiamo a lavorare sodo. Lei è devastata. È proprio devastata. Patatine. Che hanno fatto 43.000 patatine. Mangia anche lui. Senti, ma tu un lavoro ce l'hai? No. Trovati un lavoro bello di casa, eppure ben retribuito. Allora. Pittore, no. Agente segreto, ambientalista, astronauta. No, facciamo che veramente tu fai il guru tecnologico, va? Guarda che carino, almeno pulisce. Allora, tu direi che di dormire hai finito. Perfetto. Mangiati il patatino. Fai la pipì. Ah, vomita anche, dai. Cioè, che patatine in mano l'è andata a vomitare. Vabbè, pulisci, usa, dai una pulita a sta casa perché veramente è qualcosa di vergognoso. Senti, ma mo' io possiamo chiedere se è un tritone. Svegliati un po'. Ecco, bene, si è rotto pure il bagno. Ripara. Tutto si è rotto. Sono messi d'accordo. Si è rotto la qualsiasi. No, che metti nell'inventario? Devi buttare via. Bravo, almeno la buttati via tutte e due. Asciuga. Senti, a molte lo posso chiedere se sei un tritone. O so che sei un tritone. Dei pulci. Allora, molto devo chiedere se... Ma che cavolo? Faceva il delfino. Io voglio trovare quel chiedi se sei un tritone. Ecco perché stava così bene sotto la pioggia. Niente, non lo troverà mai più. Beh, si fa la doccia, lui che sta così bene, pulisci. Minor suo. E dato che tu ce la fai, mangia la torta. Oh mamma. È un Tritons. Ma che partorirò? Boh. Senti, Tritons. Sirena. Oh.
può richiedere del tempo. Io voglio chiedergli se è un tritone. Tutte le volte che chiedevo a qualcuno se era un tritone, diceva che cosa te lo fa pensare e se ne andava arrabbiato. Forse adesso non glielo chiede perché lo sa. Senti che dritta ti do. Questa settimana al mercato degli Bulci si esibiscono gli artisti bravissimi. Io dice andiamo? No. Allora. Senti, la mi trovi ingrassata? No dai, secondo me no. Senti, ma siccome incinta sono incinta. No, vabbè, vattene a lavorare, mi servono i soldi. Allora, freelance, controlla la disponibilità. Allora, vediamo qualcosa che ci dà un pochino più di dinero. 4,40. Bene. Allora, freelance, studio sistemi di sicurezza. Freelance, hacker al servizio. Freelance, scrivi un rapporto. Si mangia per due. Bene. Ragazzi, questa cosa che lui è un sirenetto mi ha sconvolta. Ma quindi se entra dentro la vasca viene a coda. Una doccia sotto la pioggia, canta la canzone. Sirena, abiti. Cambia abito, ma vedete che abiti ha? Però non c'ha. Non c'ha la coda. Ma abbiamo scoperto che è un tritons. A tritons. Madonna, questa cosa che lui fa sto verso da delfino mi inquieta. Ma non è che adesso questa porta qui blocca la porta per tutti tranne vedova, perfetto. Senti, ma io se ti uccido subito? Tanto non lavori fino a lunedì, non mi serve a niente. Dica? Vedi, c'è tanta gente che vorrebbe venire a casa. Quasi quasi ti uccido subito, sì. Sì, facciamo che ti uccido subito. Allora, sblocca. Andiamo qua. Vai qui. Anzi, facciamo così. Vai qui. Poi chiama lui. Dove sta chiamata te? Vabbè, facciamo una bella cosa. Vai qui. Infatti non ho capito perché ti ho fatto alzate. Ti giuro non l'ho proprio capito. Devi scrivere solo il rapporto. Perfetto. Blocca la porta per tutti. È stato bello finché è durato. Ciao, addio. Sì, lui canta. Canta, canta. E lascia il lavoro. Dove sta? Lascia il lavoro. Sì, sì, lascia, lascia. Così nessuno ti viene a cercare. Oh, qua. Lei non si preoccupa minimamente. Mangi i piselli. Tu, che idratazione c'hai veramente poco, fai una bella cosa. Siccome voglio vederla questa cosa, richiedi un cielo sereno. Guarda. Che figata. Puzzi di pesce, eh? Ma non ha funzionato mica, eh?
Allora. Ah, sì, ha funzionato, vedi? È diventato sereno. È disperato, lui canta. Mi fa pena, ragazzi, mi fa tanta tanta pena. Che tratti ha piuttosto? Vescica, fame, energia, divertimento, socialità e idratazione. Quindi ha l'idratazione invece che l'igiene. Poverello. Senti, ma ci facciamo? No, mi piace così la cucina, quindi la facciamo, la manteniamo così. Cucinati dei maccheroni a formaggio. È sempre più grossa. Terzo trimestre fa 20 ore. Lui canta. Nostra vedova continua. Ste rose non ci servono più perché abbiamo preso un pochino il via col freelance, quindi via. Oh, che schifo. Dovete sapere che io sono emetofobica, cioè ho paura del vomito. Fortunatamente quello del sim è abbastanza insonoro e quindi lo riesco a sopportare. Madonna, lui che canta là sotto, ragazzi, è. Ti prende di testa. Che si è rotto? Speriamo che non si è rotto il computer perché ci lavoriamo. Tanto troviamoci anche un altro ingaggio. Lui canta. Ah, ok, allora. Oh, vedi, 1285 già è carino. Lui canta, diventerà un ottimo cantante, morto. Un ottimo cantante, morto. Allora, no, riparalo tu. Intanto diamo una salvatina. Dobbiamo chiacchierare col cliente e creare un virus. Quindi, chiacchiera col cliente. E comincia a creare il virus. Dopo che hai fatto queste due, te ne vai a nanna. Lui credo che stia cercando aiuto. Si è pisciato sotto, perfetto. E pulisce anche, vedi che carino. Io già stavo pensando, ma poi quando morirà, andrò giù, troverò uno sfacelo di roba da pulire. Invece lui pensa da sé. Ma che bravo. È molto a disagio. Noi no, noi stiamo benissimo. Allora, fai colazione con le frittelle quando ti svegli. Fai la pipì. Cancelliamo le notifiche. I versi dei sim mi fanno morire e ridere, soprattutto quando siamo in velocità. No, mi sa che mi sveglio prima, sa, perché mi sa che me la faccio sotto. Ecco, una nota dolente è che se lui sta sveglio, noi il tempo ci scorre lentamente. Sai cosa? Che però mi sa che lui non ci muore di sonno. Lui è ancora contento, abbandonato, vaga senza il richiamo del mare, non potersi muovere dalla maledetta terraferma è immensamente frustrante. Ma che dici, crolli? Grazie. Ah, è perché si è svegliata lei, ecco perché. Non era nemmeno riposata. Vabbè. Paga le bollette. Trova componenti. Butta via il resto e vai a dormire.
quando ti sveglierai, lavorerai. Lui continua a crollare. Ma mica more, eh? Divertimento a questo non gli si abbassa mai. È sempre divertito. Si sta arrabbiando. Vorrebbe venire da te. Certo, vieni. Abbiamo la nausea. Vieni, vieni, condividi la grande notizia. Sì, a me dei festival non interessa al momento. Mi invita a sentire il neonato. Comincia ad abituarti. Un'imitazione. Chiama da te. Vuoi mangiare qualcosa? Serviamo la cena? Insalata giardiniera? Lui continua a svenire. Sentite il rumore? L'ho bloccata la porta, vero? Sì. Sì. No, tu non puoi uscire. Cioè, non ci aveva manco provato prima. No, tu stai giù. Rimani giù. Siediti e chiacchiera qui. Rallegra. Tanto ci lavoriamo lui. Deve proprio andare. Ciao ciao, sul sul. Ok, pulisci. Mi sa che ci siamo quasi? E puliscilo. Pulisci. Che cos'è questo? Un elemento. Vendiamolo. Ah, non me lo fa vendere? Vediamo se ce lo fa vendere così. Così sì, va bene. Allora, tu devi fare la ninna. Dormi, va? E sei pure in procinto di sfornare. Tu come va? Tanto che lei dorme. Va molto bene! Va molto molto bene. Il fatto è che se pure io ci costruisco una piccola piscina, gli salza l'idratazione. Prendo la piscina, gli compro la scaletta, non gli levo la scaletta.
In salsa all'idratazione. C'ha fame. Cominciano i morsi della fame, ragazzi. Fai la pipì e fai una doccia. E poi ti mangi un po' di insalata. È ricominciato a piove. Ma piove sempre! Che noia! Ok, dopodiché comincerai a lavorare. Chissà quanto ci mettersi nel letto a morire. Vediamo un po'. Ma ti sei già rimessa a dormire? Ma che noia! Abbiamo finito, quindi abbiamo guadagnato. Bene, molto bene. Adesso sì che puoi dormire. Ma fatti una dormita sana come Cristo comanda. Lui sta sempre peggio. Secondo me lo tiene in vita soltanto questo. Ok, aspettiamo che lei si svegli. Vuoi passare da me? E passa. Ciao vedova, sono a due agenzie di lavoro, sono un promemoria bonario, sono disponibili tante opportunità di lavoro. Eh sì, lo so. È arrabbiato. Cerchiamo un attimo di calmarlo. Tanto lui continua a stare lì. Scusa, puoi andare via un attimo? Mi sto facendo la pipì sotto. Mi correggo, me la sono fatta sotto. Mannaggia. Una doccia. Mangiamo le frittelle. Così intanto ci facciamo due chiacchiere. Beh, giustamente non c'è niente da fa. Se si piscia sotto pulisce. Inizio del travaglio. Perfetto. In tantissimi mi hanno chiesto: dove hai preso quella fantastica cestina di vimini? È quello della magia. Adesso ve la faccio vedere. Andiamo a cercare culla. Ed è esattamente questa. Del regno della magia, che poi non è il regno della magia, sì, invece. Non è Strangerville, è il regno della magia, quindi è giusto, sì. Ok, la mettiamo in soggiorno così almeno riusciamo a girarci intorno. Partoriamo, vediamo un po' che esce fuori. Sì, direi che le chiacchiere stanno a zero. Dovresti partorire, Masher.
Sarà un maschio, sarà una femmina, si accettano scommesse. Cosa sarà? Cosa sarà? Facciamo che interrompiamo qui il video e lasciate un commento qui sotto con scritto se secondo voi nasce maschio, femmina, umano o tritone sirena. E io saluterò tutti coloro che hanno indovinato nel prossimo video. Ciao! Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere nemmeno un video.